L'iniziativa è dei padri francescani di Teramo Nostra, poi ci sono i quattro quartieri storici e due scuole, perché le scuole appunto no, devono, hanno un valore importantissimo, perché devono appunto rafforzare lo spirito di appartenenza dei ragazzi, no? E quindi dobbiamo ricostruire le radici e l'identità. La festa della pace, dopo che Teramo fu distrutta, nacque la festa della pace governata dalle donne, diciamo. Quindi questa parità di donne era ante litteram nella nostra città. Cerchiamo di riproporre questo valore assoluto, che anche per far ripartire la città dopo tutti gli eventi sismici e gli eventi atmosferici che abbiamo vissuto. Qui San Giacomo della Marca ha costruito questo convento della Santa Maria delle Grazie e in questo convento ha portato questa immagine di arte napoletana qui nel nostro santuario. E proprio vicino a questa immagine, ecco, invocando gli abitanti di Teramo, invocando la pace, ecco, è avvenuto questa commemorazione, ma soprattutto come un atto di speranza che le varie fazioni, ecco, trovassero un modo di cercare il bene comune.